santissimo nome, o Signore, alleluia, gloria al tuo nome, alleluia, tu sei santo, sei degno di ricevere la lode, Signore, del cuore, dell'anima, di ognuno che crede in te, alleluia, e spera in te, alleluia, benedetto sia il tuo santissimo nome. Signore, siamo qui alla tua presenza ancora questa sera. Signore, così come tu hai stabilito, affinché la tua parola possa essere ancora pronunziata dalla tua bocca e che possa raggiungere il nostro cuore, perché la nostra vita possa essere modellata, trasformata a tua immagine e somiglianza, così, Signore, come ci avevi creati, Signore, all'inizio nel giardino dell'Eden. Gloria al tuo nome. Sì, oh Signore, vogliamo ritornare ad essere, Signore, perfetti come te, Padre, come Gesù, aramata la sita, la mai, alleluia, gloria al tuo nome. Quindi, oh Signore, il nostro cuore è qui davanti a te, oh Signore, alleluia, per essere modellato, plasmato, alleluia, sì Signore, a tua immagine e somiglianza, insieme a Gesù, che con te lo onoriamo e lo glorifichiamo in eterno, alleluia, amen, amen. Che, alleluia, nessuno, dice, ci può dare la pace, alleluia. Il mondo promette pace, ma non può dare pace, alleluia. Invece dice Gesù, io vi do la mia pace. Ed effettivamente, se ve ne accorgete, noi realizziamo la pace del Signore anche quando le cose non ci vanno tanto bene, no? È vero o no? Che c'è quella pace del Signore che noi diciamo, ma Signore, allora, per ora è così la cosa, ecco, se non avessimo Gesù dentro, a chi racconteremmo tutte le nostre ansietà, i nostri problemi, a chi li porteremmo? Allora, ecco perché lui ha detto, io vi do la mia pace e non come il mondo la dà, perché effettivamente noi nei momenti di distretta, nei momenti difficili della nostra vita, ecco, subito ricorriamo ai suoi piedi, invochiamo il suo aiuto e lui
ci risponde. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Alleluia. E se no, anche se non ci risolve subito i problemi, perché non è detto che noi è al comando, noi lo comandiamo con la bacchetta e dice tu fammi questo. Dice aspetta. Alleluia. Lui infatti ci dà, ci risolve i problemi nel momento giusto. Alleluia. E poi o prima o dopo, l'importante è che i problemi ce li risolve, è giusto o no? Questo conta, che i problemi vengano risolti, i guai sarebbero se effettivamente non avremmo nessuna via di uscita, no? Se avessimo, vedete, i problemi continueremmo a tenerli per noi da soli non potremmo fare nulla, e rimarrebbero veramente problemi seri, anzi i problemi piccoli diventerebbero grandi. Invece sia glorificato il suo santissimo nome, che anche se i nostri problemi sono grandi, portandoli a lui diventano piccoli, anzi scompaiono. Alleluia. Amen. Poi bisogna avere pazienza e fiducia. Amen. Allora vogliamo andare in preghiera? Alleluia. Di poter, Signore, assimilare ogni parola che esce dalla tua bocca ancora questa sera, Signore, affinché possa rimanere scolpita, Signore, non su tavole di pietra, Signore, ma Signore, nell'anima nostra. Sì, oh Signore, incidi la tua alleluia, rende vestita la nota. Alleluia, e che nessuno la possa cancellare. Alleluia, te lo chiediamo per Gesù, il benedetto con te, in eterno. Amen, amen. Yeah.
Alleluia. E beati chi? Gli altri? Beati noi. Altrimenti sarebbe tutto tempo perso fino a questo momento, l'andare e venire dalla Chiesa e l'esserci sforzati, perché ci siamo sforzati, effettivamente, almeno no, non vi siete voi sforzati di fare la volontà, anche se non sempre ci riusciamo e ci viene difficile, però il Signore vede i nostri sforzi, infatti Lui proprio dice questo, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché Lui lo sa che la cosa non è tanto facile, però vedete, quando noi ci sforziamo, questo lo facciamo sentitamente, non ipocritamente, allora, come per dire, Signore, non stai sforzando, però non ci ha fatto tanto, no, attenzione, perché noi ci dobbiamo sforzare, come quando, vedete, noi c'è qualche cosa che ci interessa, non vi è successo mai e non vi succede, sì, certo che vi succede, e quando una cosa vi interessa non fate da tutto per ottenerla, per realizzarla quella cosa, pure che ci sono pericoli, perché ecco, uno arriva ad ottenere quello che desidera. Ecco, noi nel campo di Dio dobbiamo fare così, fratelli, dobbiamo fare di tutto, noi dobbiamo mettere, infatti ecco perché dice il Signore, ama il Signore Dio con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima. Ma avete capito? Quindi uno ci deve mettere tutta la buona volontà, tutte le forze, non tanto così all'acqua del rose, come si vuol dire. Ma uno dice, sì, ma la cosa è difficile, tanto è inutile, ma sforzo. Oh, la cosa è difficile, è inutile, ma sforzo. E tu che vuoi andare a un paradiso in carrozza? Allora, quindi bisogna sforzarsi. E se noi ci sforziamo, vedete, allora tutto ciò che per noi è difficilissimo o impossibile, il Signore lo rende possibile perché interviene Lui. Alleluia, amen, gloria a Dio. Sapete, a me rimase impresso proprio quell'episodio di mio padre quando si trova in campagna, diciamo vicino casa, perché e si è ruzzolato da una scalinata, mi pare che erano a 21 gradini di cemento, tutto, perché ha avuto uno svenimento, un mancamento, e quindi è svenuto, quindi ha perso conoscenza ed è ruzzolato lungo quei gradini di cemento, e quando è arrivato ai piedi della scalinata, diciamo rimase lì ferito con diciamo il tallone rotto ed anche il labbro, la bocca, il labbro penzolante proprio, pensate, e quindi era solo, quindi e allora vedete mia madre si sentì chiamare. Allora dice a mia nipote, mi sembra, dice, di aver sentito la voce del nonno, dice, vuoi vedere? Dice, allora lei è andata più o meno dove sapeva che mio padre si potesse trovare, perché chiaramente uscendo da casa lui glielo diceva a mia mamma, sai, sto andando a fare questo lavoretto, così, no? Che ormai lui era in pensione, quindi si dilettava nel piantare le cose, così, fare piccoli lavoretti, insomma. E così mia nipote è andata per vedere e lo ha trovato, alleluia, inginocchiato in una piazzuola che c'era, forse non tutti lo sanno, ma sento di raccontarlo così. Allora, sapete perché c'erano questi gradini di cemento e c'era questa piazzuola, diciamo, questo erano dei terrazzamenti che, siccome il paese lì è Montagna Reale, diciamo in collina,
E allora, com'è che ci sono, ecco, vedete, gloria a Dio, com'è che ci sono stati qui, per esempio, a Santa Teresa, lì dove è stato, in queste poste dove ci sono state quelle frane, quei smottamenti. Quindi il paese, vedete, siccome ai piedi proprio giù del paese c'è un fiume, e quindi il paese poteva correre il rischio appunto di subire delle frane oppure dei smottamenti, degli smottamenti. E allora sapete cosa hanno fatto? Hanno fatto dei grossi muraglioni, diciamo all'inizio del paese, e siccome la casa di mio padre, dei miei genitori, è all'inizio del paese, allora hanno preso anche di questo terreno di mio padre lì, e hanno fatto questo enorme muraglione, vedete, perché sono venute lì, io li vedevo, le trivelle, che sapete facevano grossi come si dice, pilastri. Ecco, queste trivelle perforavano, facevano delle buche profonde, e poi lì dentro ci mettevano delle gabbie di cemento, di ferro grosso, no? E poi gli versavano del cemento. E poi su questi pilastri, vedete, loro li facevano uno accanto all'altro, usano questo sistema. Dopodiché, vedete, li legavano tutti insieme e venivano questi grandi muraglioni. Amen? Per non permettere quindi al paese di franarsi, per non subire questi smottamenti. Allora, quindi questo, dunque, da noi ci sono stati questi due muraglioni, uno più sotto e un altro più sopra. Quindi quando poi loro l'hanno sistemato, sono venute due bei terrazzamenti, terrazze, no? E lì mio padre le coltivava. Quindi per scendere da un piano all'altro, loro hanno fatto questi scalini, questi gradini di cemento. Allora, però li hanno fatti come fanno sempre i cavalli, senza ringhiera. Quindi da un terrazzamento all'altro per scendere sotto c'è sta scalanata, quindi però senza ringhiera, il pianerottolo pure senza ringhiera. A mio papà questo svenimento gli è venuto proprio quando era sul pianerottolo, che poteva precipitare là sotto, perché non c'era ringhiera né nel pianerottolo né nella scalinata che scendeva verso giù. Amen? Quindi il Signore veramente l'ha guardato, perché lui è ruzzolato ai piedi del... è arrivato ai piedi di questa scalinata di cemento, e lì dice, come si è saputo che lui veramente è ruzzolato là sotto, perché ai piedi di quella scalinata c'era del sangue. Però lui non era là sotto, come ho detto, ho raccontato un'altra volta, lui non si trovava là sotto dove c'era il sangue, lui si trovava invece inginocchiato sopra, dove c'era, diciamo, questo bello piano, quel bel piano, diciamo, in dialetto si chiama rasola, un terrazzamento, un terrapieno era avvenuto, no? E allora, quindi lui era là sopra. Fratello, come fa uno che ha il tallone rotto, il labbro che gli pensola, come fa a chiamare dal momento che era svenuto? Alleluia. Quindi non può né parlare né camminare, poi salire 21 gradini con tallone rotto non può essere. Alleluia. Amen. Allora, quando poi mi hanno telefonato, io sono andato qui da Messina, lì, perché dei parenti che abitano lì, dice, sai, tuo padre è all'ospedale a Patti. E quindi mi sono precipitato, sono andato lì, ho detto, e poi cammi facendo, ho detto, Signore, ma come mai è successo questo? E poi come mai, Signore, non mi hai avvertito? Quindi lui è... ecco, dice, gli angeli dell'Eterno si sono accampati intorno a quelli che lo temono. Quindi mio padre è stato preso da un angelo, dagli angeli,
ai piedi di questa scalinata. Alleluia. È portato su. Alleluia. Perché lui. E non è stato mio padre a chiamare mia madre, ma sono stati gli angeli stessi che hanno chiamato mia madre. Perché, ripeto, mio padre, con tutto il labbro rotto, il labbro che gli pensolava così, come fa a chiamare? E poi non ce la fa, perché c'era una certa distanza. Questo stavo dicendo, c'è una certa distanza di là sotto. Non poteva mai. No, non poteva. Quindi proprio il Signore le ha fatto sentire questa voce che la chiamava mia madre. E così mia nipote l'ha visto lì, che era tutto sanguinante, ed era lì inginocchiato, privo di sensi, perché infatti quando lui poi sono andato all'ospedale, io come pure mia madre, gli altri, gli abbiamo chiesto cosa gli era successo, lui non si ricordava nulla, dice niente, io mi trovavo lì, poi dice ora mi sono ritrovato all'ospedale. Quindi non si ricordava niente. Ora vedete, dove noi non possiamo, se noi siamo timorati di Dio, se noi ci sforziamo a fare la volontà di Dio, il Signore ci soccorre, manda i suoi angeli. Alleluia. Amen. E infatti sono stati gli angeli che l'hanno portato lì, poi hanno chiamato mia madre, dice, ora vedetevela voi altre. Ecco, perché, vedete, gloria a Dio, perché... Se gli angeli non l'avessero preso a mio padre di là sotto per salirlo sopra, chi può, un uomo, non mi ricordo allora quanto aveva, a 80 anni, non ricordo, no? E poi con il tallone rotto, il labbro tutto spaccato, due donne, come facevano a salirlo là sopra? Invece, vedete, l'hanno portato là dove si può arrivare con la macchina, là sopra, dove c'è studerazzo così. Amen? Sotterrazzamento, lì si può arrivare con la macchina, infatti l'ambulanza è potuta andare per prenderlo e poi portarlo all'ospedale. Vedete, allora, quindi Dio interviene laddove noi non possiamo intervenire. Dove noi possiamo intervenire, possiamo fare le cose, allora Lui vuole che noi ci muoviamo. Quindi quando noi possiamo fare determinate cose e non le facciamo perché pretendiamo che sia il Signore a farlo, state pur certi che Lui non interverrà. Lui interviene dove noi non possiamo. Allora, per esempio, mi è venuta alla mente... quando Caino, per esempio, no? Quando Caino aveva già il cuore pervertito, che non camminava rettamente, il Signore cosa gli ha detto? Vedi che il peccato ti sta spiando e tu lo devi dominare. Vedete? Quindi non è che certo, ma io non ce la faccio, io non ce la faccio, ma il Signore lo sa che io non riesco. No, noi ci dobbiamo sforzare. Perché, vedete, gloria a Dio, vedete come in quel caso il Signore non, perché Dio avrebbe potuto anche cambiare la mente di Caino, giusto o no? Invece no, dice no, perché io ti ho dato intelligenza, sapienza, conoscenza, forza spirituale ed anche fisica, quindi tu, io so che tu il peccato lo puoi dominare. Amen, gloria a Dio. Lui non l'ha potuto o non l'ha saputo, perché lui, se lui non l'avesse potuto fare o saputo fare, sarebbe intervenuto il Signore. Amen. Come in quel caso con mio padre, che è intervenuto il Signore con gli angeli. Quindi lui interviene dove noi veramente non possiamo. Quindi mi ricordo, c'era un fratello che faceva ma se il Signore vuole battezzare, può battezzare, altrimenti niente, io ho caso il mio caso, io ce l'ho cercato. No, dobbiamo sforzare,
Devi cercare con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, con tutta la tua anima. Altrimenti se fai così, no, perché? Fratelli, credo che ognuno di noi l'abbiamo cercato, il suggello dello Spirito Santo, con interesse, con bramosia. Non è che abbiamo detto, ma sì, se non voglio battezzare il Signore, non battezza, altrimenti niente. No! Quindi vedete, allora, tutte le cose bisogna saperle fare nella vita, fratelli. Non dobbiamo mai, perché in quella maniera è come volere tentare Dio, approfittarne di Dio. Se non riesco a farmi capire? Se noi vogliamo che il Signore ci faccia le cose che noi possiamo fare e commettiamo peccato perché pretendiamo che Dio ci faccia le cose che noi possiamo fare e non le facciamo. In poche parole, è come i figli che vanno a scuola, no? Noi abbiamo i bambini che vanno a scuola, è giusto? Se noi gli dessimo, diciamo, libertà a loro sempre di giocare e di non studiare, loro i compiti si farebbero fare da noi e troverebbero la scusa, non li so fare. Uno invece piglia con una ricchicetta. Allora, dice no, perché tu li puoi fare, li sai fare e li puoi fare questi compiti. Picchi qua a scuola, tu o io? Amante, qua a scuola, dici io. Dice il figlio o la figlia, io. E allora a chi glieli ha spiegati il maestro o la maestra questi compiti? A te o a me? Dice a me. E allora vedi che sei tu che ti abbiamo. Amen, gloria a Dio. Noi li possiamo aiutare, è giusto, l'aiuto è giusto che glielo diamo, e quando loro non riescono allora li aiutiamo ancora di più, però loro si devono sforzare, perché se loro non si sforzassero, fratelli, traserivano a scuola scecchi e ne scerivano somari. Allora, come si suol dire, no? Invece no, loro sforzandosi, allora entrano che non sanno fare niente e ne escono più cretini di prima. No, scherzato, avanti, che ne escono tutte brave, come sanno fare i conti poi, allora, soprattutto quando ci conviene. Quando non ci conviene i conti non si sanno fare, ma quando una cosa ci conviene si sanno fare i conti, meglio dire a ne. È vero o no? Come se non avesse avuto figli, come se ne avesse lasciata una figlia, non l'abbiamo passata, attraversata noi. Allora, bene, allora, così vedete, ecco, la realtà, le cose materiali sono la figura delle cose spirituali. Fratelli, vedete, perché se noi nella realtà vivessimo una vita diversa, non riusciremmo veramente a comprendere Dio. Invece già, vedete, la vita materiale, la vita di ogni giorno nostra, rispecchia la vita spirituale. Amen? Alleluia, gloria a Dio. Perché infatti non è vero, il Signore non ci ha dato anche questo, che noi abbiamo i figli come Dio ha i figli? Noi non siamo stati figli, Gloria a Dio, vedete, e quindi abbiamo avuto come padre i nostri genitori e poi tutti, e al di sopra di tutti c'è Dio. Allora, quindi vedete, chi cerca di tergiversare, chi cerca di voler prendere in giro il Dio e anche il prossimo, in questo caso pastore, perché parlando tanto di cose spirituali, è chiaro che uno vuole prendere in giro un pastore, dice, oh, tanto pastore mi posso giocare, no? Magari il Signore no, ma pastore mi giro, mi muovo, mi forrio, è una paroletta, non credo che sia tanto facile. Perché vedete, quando un pastore è veramente pastore scelto da Dio, vedete che per lo Spirito lui sente, avverte. Alleluia. Quindi come è stato quando Anania e Saffira cercavano di pigliare in giro a Pietro, dice, tu non hai mentito all'uomo, hai mentito allo Spirito Santo, e sono guai duri poi. Alleluia. Amen, gloria al Signore, e sia glorificato il Signore che anche questa sera Gesù è presente, l'anziano puro, pregate per me, alleluia, che mi dia sapienza da sapervi
ammaestrare, perché l'ammaestramento che il Signore dà a me per voi, prima lo dà a me, alleluia, amen, perché io ho bisogno pure di essere ammaestrato, alleluia, amen. E va bene, allora così vogliamo leggere, sempre così come il Signore ha stabilito, nell'Evangelo di Luca, capitolo 7, e dal versetto 18. Or Giovanni venne informato dai suoi discepoli di tutte queste cose, e Giovanni, chiamati a sé due dei suoi discepoli, li mandò da Gesù a dirgli: sei tu colui che ha da venire, oppure dobbiamo aspettarne un altro? Quegli uomini dunque andarono da lui e gli dissero: Giovanni Battista ci ha mandati da te a dirti: sei tu colui che deve venire, oppure dobbiamo aspettarne un altro? Scusate. In quella stessa ora Gesù ne guarì molti da infermità, da calamità e da spiriti maligni, e a molti ciechi donò la vista. E Gesù, rispondendo, disse loro: andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, e l'Evangelo è annunziato ai poveri. E beato è colui che non si scandalizza di me. Quando i messaggeri di Giovanni se ne furono andati, egli prese a dire alle folle riguardo a Giovanni: che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con morbide vesti? Ecco, coloro che portano splendide vesti e vivono in delizie stanno nei palazzi dei re. Ma che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, ancora più di un profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, il quale preparerà la tua strada davanti a te. Perché io vi dico che fra i nati di donna non vi è alcun profeta più grande di Giovanni Battista. Tuttavia, il minimo nel regno di Dio è più grande di lui. E tutto il popolo che lo aveva udito, e i pubblicani, riconobbero la giustizia di Dio e si fecero battezzare del battesimo di Giovanni. Ma i farisei e i dottori della legge respinsero il disegno di Dio per loro e non si fecero battezzare. Allora il Signore disse: a che cosa dunque paragonerò gli uomini di questa generazione? A chi somigliano? Sono simili ai fanciulli che siedono in piazza e gridano gli uni agli altri, dicendo: noi vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, vi abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni Battista, che non mangia pane né beve vino, e voi dite: egli ha un demone. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione, un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata fatta giustizia da tutti i suoi figli. Alleluia. Amen. Fin qui la lettura. Alleluia, gloria all'Altissimo. Vedete quindi che in ogni tempo, diciamo, l'uomo è stato come quello di oggi, soprattutto i credenti in Dio, perché vedete quello che Luca scrive riguardava proprio il popolo, quello che doveva essere il vero popolo di Dio, ma che invece, vedete, era soltanto, aveva soltanto un'apparenza, una, come si dice, una sola facciata, un'esteriorità. Ma di dentro non c'era niente di spirituale. Alleluia. Perché vedete, proprio i farisei e i dottori della legge, dice, respinsero il disegno di Dio
per loro e non si fecero battezzare da Giovanni Battista. Perché? Di Giovanni Battista, che non mangiava e non beveva come gli altri, per dire, allora dicevano, ah, ma ha un demone. Di Gesù, invece, che mangiava e beveva tutti gli esseri umani, e dice, è un mangione, un bevone, mangia e beve chi peccatore e chi pubblicani. Ecco, vedete, quindi, che tutto sommato il mondo ha sempre da criticare sia i servitori di Dio e Dio stesso, perché Gesù era Dio ed è Dio, perché della stessa natura del Padre, è giusto? Quindi, ma ci vuole, fratelli, ci vuole un gran coraggio di criticare proprio Gesù, figlio di Dio, alleluia. E questo il Signore, vedete, per farci capire quanto è malvagio l'uomo, l'essere umano, cioè che le cose di Dio non le accetta, non le vuole accettare, e per giustificarsi, allora, vedete, per non accettare quello che Giovanni Battista diceva e faceva, dicevano, ha un demone. Loro erano santi, però. Perché Giovanni Battista aveva un demone che non mangiava e beveva come tutti gli altri, quindi per non accettare quello che Giovanni faceva. Di Gesù, lui mangia, quindi aspetta, dice, lui non mangia, non beve, come tutti gli altri. Ora vengo io, ora per dire il Signore, dice, ora io mando il mio figliuolo, che lo mando come voi, che mangia come voi e beve come voi. No, è un mangione, è un bevone, alleluia, perché mangia e beve con i peccatori e con i pubblicani, gloria a Dio, vedete? Quindi il Signore, giustamente, come quando ha detto a quel ricco, dice, padre Abramo, manda Lazzaro sulla terra perché io, dice, cinque fratelli, che dica loro come stanno qui le cose, così, dice, non vengono a finire in questi tormenti. E dice no, perché, dice, non crederebbero neanche se i morti dovessero risuscitare. Vedete? Quindi quando il cuore dell'uomo, fratelli, è chiuso all'amore di Dio, si possono dire tutte le cose belle, si può presentare il Dio nella maniera più bella, ma vedete, non lo accetterebbero lo stesso. Se uno presenta il Dio in una maniera più dura, ah no, è troppo dura la cosa, e chi può fare queste cose? Vedete, perché effettivamente l'uomo non in qualsiasi maniera si presenta il Dio, l'uomo non l'accetta lo stesso. Tant'è vero, guardate, che Gesù proprio porta questo esempio. Dice, è venuto, dice, infatti Giovanni Battista, che non mangia pane né beve vino, e voi dite, egli ha un demone. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, voi dite, ecco un mangione, un bevone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata fatta giustizia da tutti i suoi figli. Vedete, questo per dire, ecco, vedete come non accettano. E allora dice, a che cosa paragonerò io questo popolo di Dio, che dovrebbe essere il vero popolo di Dio, no? Tale da accettare sia Giovanni Battista sia Gesù, perché Giovanni Battista aveva un compito, Gesù ne aveva un altro, amen. Ma tutte e due, vedete, sono stati scelti e mandati dall'Eterno per realizzare il piano di Dio, il piano della salvezza, che poi, vedete, è venuto Gesù in persona, perché, vedete, lui è stato sempre con il Padre, prima della creazione
dell'universo, era presso il Padre, della stessa sostanza del Padre. Quindi quando vedete il Padre, è chiaro che partiva tutto dal Padre, poi il Padre ne parlava con il Figlio. Alleluia, amen. Non è che lo teneva all'oscuro di tutto, no, il Padre ne parlavano insieme, Padre e Figlio, vedete, studiavano le cose insieme, ne parlavano insieme. Quindi quando Gesù venne infatti sulla terra, lui aveva le idee ben chiare, chiarissime, perché lui sapeva il perché era venuto, perché il Padre lo aveva mandato, perché già ne avevano parlato insieme con il Padre. Amen, gloria a Dio. Dice, allora, visto e considerato che di Giovanni dicono che ha un demone, di Gesù che è un peccatore che mangia, che bene, dice, allora a che devo assomigliare io, a che devo somigliare questa gente così? Dice, ecco, sono simili a fanciulli che siedono in piazza e che gridano gli uni agli altri dicendo, noi vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Amen. Vi abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Per dire, vi abbiamo cantato cose allegre che dovevate ballare, no? E invece, niente, siete rimasti insensibili, non avete ballato. Vi abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Quindi, in qualsiasi modo, sistema, vi abbiamo portato la parola di Dio, voi non l'avete accettata, l'avete rifiutata, perché appunto è venuto Giovanni, non mangia, non beve, non fa cose, e ha un demone. Allora, di lui dicono che ha un demone, allora vado io e mangio io. Alleluia, mangio. No, lui è un peccatore. Alleluia. E quindi no, non l'accettiamo lo stesso, vedete? Allora, però dice, ci sono stati, vedete, questi ragionamenti li facevano, sapete chi? I farisei e i dottori della legge, i sacerdoti, vedete, loro, persone religiosissime. Invece dice, i pubblicani e tutto il popolo che aveva udito il parlare di Gesù, che aveva visto anche i miracoli che lui aveva fatto, hanno creduto, allora, e si sono fatti battezzare, dice Giovanni Battista, hanno accettato il battesimo, alleluia. E infatti dice, e tutto il popolo che lo aveva udito e i pubblicani riconobbero la giustizia di Dio e si fecero battezzare del battesimo di Giovanni, ma i farisei e i dottori della legge respinsero il disegno di Dio per loro e non si fecero battezzare. Ecco, fratelli, ma dice, ma a noi che ci interessa sto coso, queste cose che sono accadute 2000 anni fa con oggi? No? È una cosa che non ci riguarda, che non ci interessa. Eh no. Perché, vedete, ai giorni nostri, dottori della legge, e farisei, ce ne sono in grandissima quantità. Alleluia. E il Dio sta, vedete, usando gli stessi sistemi, e sapete perché il Signore usa gli stessi sistemi? Per facilitare il compito agli uomini di accettare il messaggio della salvezza. Alleluia. Perché se il Signore dovesse fare un po' le cose completamente diverse, magari, ecco, gli uomini si ritroverebbero di fronte a delle cose nuove tali da non capirle tanto facilmente. Invece no, il Signore, vedete, ripete quasi le stesse cose per dare maggiore facilità all'uomo di non commettere gli stessi errori che hanno commesso quelli prima. Alleluia. E allora, praticamente
di Giovanni Battista hanno detto pure un sacco di e poi vedete proprio ha un demone. Ma ci pensate voi, fratelli, dire di Giovanni Battista che ha un demone, mentre il Dio l'aveva mandato per preparare la via al Signore? Ma ci pensate, ha un demone. Alleluia. Quindi vedete come facilmente loro osano usare proprio un linguaggio diabolico, perché vedete è il loro linguaggio. Perché, fratelli, un servitore di Dio, oppure Gesù stesso, non dice mai a un servitore, a un altro, a un demone. Ecco, questi vocaboli i servitori di Dio non li usano, perché il giudizio spetta al Signore. Ognuno, vedete, è chiamato, viene chiamato dal Signore per svolgere il proprio compito. Quindi un vero servitore di Dio non si mette a giudicare ora questo, ora quell'altro, perché fa parte della serietà spirituale del servo di Dio. Allora, vedete, tutti quelli che giudicano con molta facilità dimostrano di non avere neanche un briciolo una briciola di spiritualità. Perché? Alleluia. Perché la spiritualità che c'è dentro una persona, non dico un grande servitore di Dio, ma dentro anche un semplice fratello, gli fa sentire che già è sbagliato giudicare, usare certi termini, certi vocaboli. Amen? Perché chi possiede lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, siccome Gesù ha detto non giudicate affinché non siate giudicati, allora vedete chi è veramente spirituale, non vi dico che si deve essere spirituale che sabato, ma anche quel poco, già quel poco è diciamo una guida, è la guida, non una guida, è la guida al credente per non farlo sbagliare. Quindi vedete, quelli che dicono ah, quello ha un demone, ah, perché è da parte del diavolo, perché qua e perché là, fratelli, quelli appartengono alla categoria dei farisei e dei dottori della legge di una volta, che con molta facilità, vedete, parlano di tutto. Non se li creano certi problemi. Ecco, vedete, come con Giovanni Battista ha un demone, di Gesù è un peccatore. Vedete, gloria a Dio. Vedete già che questo dimostra che in loro non esiste affatto lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo, come ha detto Gesù, vi guiderà in ogni verità. Lo Spirito Santo non fa sbagliare, non fa parlare assai in una maniera soprattutto sbagliata. Quindi, fratelli, io sto comprendendo questo in questo momento ed è meraviglioso, guardate, gloria a Dio, ve lo dico in verità. Io il Signore me l'ha dato da capire in questo un attimo fa, no? Perché guardate, in giro, e quindi questo deve servire da monito per tutti quanti noi. Guardiamoci bene dal parlar male di alcuno, di giudicare, ah, quello ha un demone, ah, quello è questo. Attenzione, il Signore non ci ha dato questo compito. Alleluia. E allora, guardate, gloria all'Altissimo, italama, sitalama, guardate la grande benignità di Dio.
Se uscendo da questo luogo voi incontrate dei credenti che con molta facilità dicono: ah, du fratello, da sorella, o d'anziano, ha un demone, è un peccatore. Fratelli, in loro non c'è lo Spirito Santo. Stanno parlando proprio con la guida dello spirito del diavolo, veramente. Perché vedete che i farisei, i dottori della legge, respinsero, dice, il disegno di Dio per loro e non si fecero battezzare. Quindi non accettarono la predicazione di Giovanni Battista. Ma perché? Perché erano malvagi nei loro cuori. Perché ce lo dimostra il fatto che, appunto, di Giovanni dicevano che aveva un demone, di Gesù che era un peccatore e che mangiava i pubblicani. Vedete, quindi, attenzione, facciamo bene attenzione, perché, come ha detto Gesù, dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato. Amen, gloria a Dio. Quanto è bello. C'è un detto che lo diceva mia madre, no? Ci sentite, certo, non è che l'aveva inventato lei questo detto, no? Perché sicuramente lei l'aveva sentito dire ad altri più grandi di lei. Diceva questo, o dico in dialetto, ma chi diamo dice in dialetto, no? Ad apparare sempre picca. Picchi faceva, cu picca parrao, mai se pentiu. Allora, traduco, in italiano, non si sta girando pure in italiano. Allora, cu picca, parlate picca, allora, parlate poco. Meno possibile. E perché chi poco ha parlato ha avuto poco da pentirsi. Chi troppo parla poi ha troppo da pentirsi. Alleluia. E poi vedete, quelli che parlano troppo già si trovano in difetto. Perché vedete, una persona seria non si mette a parlare, ora prenda uno, perché poi sono tutte persone, quelle che parlano troppo, sono quelle che a una persona, a che l'annalzano, a che non terra, gloria a Dio. No, ecco, il Signore vuole un popolo saggio e il Signore ci sta ammaestrando, vedete, ecco, noi dobbiamo essere di poche parole. Il giudizio non si deve trovare sulle nostre labbra, ma si deve trovare l'amore nel nostro cuore. Alleluia. Perché noi ci stiamo ritrovando nelle medesime condizioni spirituali tali da essere paragonati a quelli dei tempi di Gesù. Guardate, sono le stessissime cose, perché allora c'era Giovanni Battista che preparava, vedete, il popolo. Che cosa faceva Giovanni Battista? Allora, per preparare, li invitava a non peccare, a non sbagliare. È vero, questo era. Infatti, preparate la via del Signore, i luoghi alti siano abbassati, le valli siano colmate. Allora, gloria a Dio. Quindi, vedete, era questa la predicazione, l'ammaestramento, la preparazione quindi di Giovanni Battista per Gesù che doveva venire. Fratelli, cosa sta facendo il Signore oggi con noi? Che cosa ci sta insegnando? Non ci sta insegnando queste, le stesse cose, ecco, di Giovanni Battista di allora? Ma perché? Perché appunto, vedete, Gesù deve tornare. E Gesù deve trovare, vuole trovare, deve trovare il suo popolo preparato. Non deve trovare un popolo maldicente, un popolo che facilmente così attribuisce l'opera di Dio al diavolo. Perché, fratelli,
farisei, il dottore della legge, quindi i sacerdoti. Allora, fratelli, loro, vedete, combattevano Gesù, alleluia, vedete, e quindi impedivano al piano di Dio di realizzarsi sia nella loro vita che nella vita degli altri. Alleluia. Amen. Con la loro maldicenza, in loro si trovava sempre la maldicenza. Non si trovavano mai parole d'amore, parole piene di dolcezza, assolutamente. Fratelli, che cosa noi stiamo assistendo? A che cosa stiamo assistendo in questi ultimi tempi? Fratelli, c'è una maldicenza in giro che fa paura. Alleluia. Con molta facilità. Ah, da parte del diavolo. È da parte del diavolo. Ah, è un peccatore. Ah, è un pubblicano. Amen, gloria a Dio. Fratelli, vedete, queste cose si trovavano nella bocca dei veri credenti? Nella bocca di chi si trovavano le maldicenze, le calunnie, le accuse? Nella bocca di quelli, appunto, vedete, che avevano da dire anche nei confronti di Giovanni Battista e di Gesù in persona. Vedete chi è l'uomo? E, fratelli, non è che questo avviene, vedete, tra quelli del mondo, tra i non credenti. No, avviene nel mondo dei quelli che dovrebbero essere credenti, come allora. Perché chi dicevano ha un demone, oppure è un peccatore e mangia e beve con i peccatori repubblicani? Chi erano? Non erano i sacerdoti, non erano gli scribi, non erano i farisei, non erano quelli del mondo. Vedete, gloria a Dio. Quindi noi oggi stiamo assistendo a questa ripetizione di fatti che sono accaduti 2000 anni fa. Perché? Perché appunto, vedete, sono le medesime cose, c'è, e nell'aria c'è la medesima atmosfera. Babba, chiedimi, barsita la mai, alleluia. Perché, fratelli, vedete, Gesù è nell'aria che sta, si sente l'aria della primavera, della venuta di Gesù. Alleluia. Quindi, gloria a Dio, vedete, le cose si devono ripetere, perché quella è la cattiveria umana. Alleluia. E quindi la cattiveria si sprigionerà non da quelli del mondo, ma dei falsi credenti. Alleluia. Di Giovanni Battista pure, vedete, ecco, lo classificavano un demone e poi, chissà, pure forse anche uno straccione. Alleluia. Alleluia. Perché vestiva, diciamo, in una maniera molto grezza, no? Una tunica di pelle di cammello. Alleluia. Poi il suo mangiare, l'augusto e miele selvatico, vedete? E Gesù, vedete, non è che, ecco, guardate come Gesù trova parole, trova delle parole azzeccatissime per innalzare Giovanni. Alleluia. Che cosa andaste a vedere? Alleluia. Un uomo, dice, in morbide vesti, in vesti sontuose. Anche questo, fratelli, guardate, guardiamoci intorno, se non ci stiamo proprio ritrovando nelle medesime condizioni di 2000 anni fa circa. Perché i veri grandi religiosi sono in vesti morbide e splendide, e i servitori di Dio sono vestiti proprio in una maniera molto umile. Quindi, fratelli, se gara ci deve essere tra i credenti, non deve la gara essere fatta
a chi veste meglio, più splendidamente, ma a chi veste più umilmente. Perché, fratelli, la presenza dello Spirito dentro di noi non ci fa innalzare la carne, ci fa innalzare lo Spirito. Vedete, è in noi, vedete, c'è come una bilancia che anticamente le bilance venivano costruite, erano fatte di due piatti, dove su un piatto era di rame, di ottone, no? Venivano messi i pesi, e dall'altro il prodotto che uno doveva comprare, farina, pasta, secondo quello che era. Allora, fratelli, quando, diciamo, si mettevano i pesi, allora l'ago della bilancia pendeva tutto da un lato. Man mano che poi si aggiungeva il prodotto, per esempio che era farina, pasta, quello che era, allora l'ago della bilancia se ne andava verso il centro, e lì il peso era giusto. E allora se si metteva più prodotto, più pasta, allora il piatto del contenitore della pasta si abbassava e quello dei pesi si alzava. È giusto? Allora, ora in noi ci sono questi due piatti della bilancia. E allora, i pesi sono la giustizia di Dio. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Il prodotto è quello della carne, perché infatti il mangiare serve per nutrire il corpo. Fratelli, noi non dobbiamo, vedete, far sì che prevalga il peso della materia, della carnalità, di ciò che deve andare al corpo, alla carne, ma dobbiamo, allora, più leggeri, guardate, gloria a Dio, più leggeri siamo, più stabili è il peso della giustizia. Alleluia. Altrimenti, vedete, quello lì alza, e dimostra che alzando il peso o i pesi, ciò significa che l'altra parte è aumentata di volume e di peso. Amen. Ora, fratelli, e quando aumenta il volume e il peso della carnalità, si vede. Alleluia. Amen. Perché già, diciamo, invece di il peso della giustizia, invece di essere posato su un piano fermo, si trova in aria, facilmente vacillabile, oscillabile, come vogliamo dire. Amen, gloria a Dio, alleluia. Amen. Quindi non dobbiamo permettere alla carnalità di far sollevare i pesi della giustizia e farli vacillare, oscillare. Amen. I pesi della giustizia devono essere sempre ben piantati, fermi. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. E infatti dice, ecco, che cosa siete andati a vedere? Alleluia. Una canna agitata dal vento? Oppure cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con morbide vesti? Alleluia. Per dire che Giovanni Battista aveva un demone, ma che quando lui parlava, il suo parlare, ecco, il suo carattere, che era di una persona facilmente vulnerabile, facilmente trasportabile, una canna, ecco, agitata dal vento. Amen. Perché vedete, se un albero è ben piantato ed ha il tronco, il fusto robusto, il vento non lo fa agitare, non lo fa oscillare. Invece la canna, siccome è sottile ed alta, basta un leggero soffio di vento che la fa oscillare a destra e a sinistra. Ora, Giovanni Battista non era una canna
che facilmente il vento la agitava, una volta era una parte, una volta era un'altra. No, alleluia. Quindi lui non era né una canna agitata dal vento, alleluia, non era neanche un uomo vestito con morbide vesti. Alleluia. Perché i religiosi di oggi, e come ci tengono ad essere vestiti di morbide vesti, e come, gloria a Dio, vedete, Giovanni Battista non è da somigliare, quindi vedete, sono dei segni che il Signore dà per farci capire, insomma, come ve le dire adesso. Allora, ecco, vedete come le cose si ripetono? No, non me ne accorgete che sono le stesse cose? Alleluia, amen, gloria a Dio. Ecco, coloro che portano vesti, portano splendide vesti, vivono in delizie. Alleluia. Vivono in delizie e stanno nei palazzi del re. Benedetto sia. Alleluia. Amen. Ma che cosa siete andati a vedere allora? Un profeta? Sì, vi dico, ancora più di un profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, il quale preparerà la tua strada davanti a te. Fratelli, io non voglio aggiungere altro, perché come diceva Gesù ogni tanto, a buon intenditore, poche parole, a chi vuole capire capisce, chi non vuole capire non capisce, e chi vuole criticare critica, chi vuole usare la lingua della maldicenza dice che Giovanni Battista, continua a dire che Giovanni Battista ha un demone, e quando parla Gesù dice che è un diavolo che parla. Amen. Ma i fatti ci dimostrano invece che siamo negli ultimi tempi, le cose si stanno ripetendo nuovamente come allora, ma mentre il mondo continua a seguire la stessa strada, la stessa via, la stessa scia, alleluia, il Signore continua a maestrare il suo popolo con degli esempi così semplici, facili, vedete, da osservare, che anche i bambini possono osservare. Ecco, perché per esempio noi stessi, vedete, abbiamo una chiesa umile, modesta, non è che stiamo cercando di costruirci chissà una gran chiesa, oppure, vedete, perché il Signore abita non in templi fatti d'opera di mano d'uomo, ma abita nel nostro cuore. Se il nostro cuore è pulito, se il nostro cuore è veramente sano, allora è il Tempio dello Spirito Santo, e essendo il Tempio dello Spirito Santo, il Signore continua a parlare, continua ad ammaestrarci e continua a benedirci. E Dio ci benedica. Yeah.
Alleluia, amen. Alleluia, gloria al tuo nome, grazie, Signore, per la sapienza che ci stai donando giorno dopo giorno, per farci comprendere le scritture e per farci vedere, Signore, in che tempi viviamo. Gloria al tuo nome. Quindi continui l'opera dello Spirito tuo dentro di noi e che ti possiamo amare veramente come tu sei degno di essere amato, benedetto sia il tuo santissimo nome, e di prepararti un popolo ed anche soprattutto un cuore, il nostro cuore sempre disposto a fare la tua volontà, a onorarti come tu ne sei degno, insieme a Gesù, qui in terra e lassù nel cielo, per tutta l'eternità. Amen, amen. E Dio sia lodato. Amen.